primo sindaco donna, adesso prima abbiamo fatto già la domanda, ma comunque c'è un po' di confusione. Faccio sentire sia la domanda che la risposta, perché è troppo bella. L'1% di quello che è riuscita a fare Tamura sarei soddisfatta. L'1%? Famo 10. No, era il riferimento perché diceva primo sindaco donna. Una battuta sull'astensionismo, visto che ha votato il 40% e gli ancora allora, una riflessione, un'analisi, semplicemente capire dove sono andati tutti i voti, chi era, ma di chi erano. No, aspetta, adesso di chi era non lo so, il dato che è evidente, al di là da dove venivano, il dato evidente è che segnano la, comprensibilmente, del tutto comprensibilmente, segnano la mancata credibilità della politica. E dunque, come ho detto, la prima responsabilità che sento e che sento che questa amministrazione dovrà avere tutta, dal Consiglio Comunale alla Giunta al Sindaco, è sicuramente tappare il muro, sicuramente sviluppare il porto, è sicuramente fare diventare ancora capoluogo di regione, ma la cosa ancora più importante, facendo quelle robe lì, non detto spirito robe, facendo quelle cose lì, e far recuperare credibilità e dignità alla politica. Se non c'è quello, una comunità è persa. E come si fa? Cosa farà? Così si fa, dando l'esempio, con trasparenza, con senso di responsabilità, non occupando 6 mesi a discutere sugli incarichi di questo e quello, ma semmai 3 settimane a decidere cosa si fa per il porto o per altre questioni che riguardano i problemi della città. Si sente delegittimata dal fatto che l'abbia votato solamente un anconetano? No, non sono delegittimata io. Porto sulle spalle la delegittimazione della politica, questo lo sento, ma lo sento come responsabilità per fargli riacquistare credibilità. Capisco che durante la campagna, io ci ho provato, ci abbiamo provato, durante la campagna elettorale potevamo farlo solo a parole e con alcuni gesti politici, che pure erano fatti, l'esclusione dall'alleanza delle forze politiche che avevano segnato in maniera più drammatica trasformismo in questa città a partire dall'IDV, la non ricandidatura nonostante tentativi di infiltrazione di personaggi che avevano anch'essi emblematizzato il trasformismo politico in questa città e dunque erano l'emblema, non erano solo loro, ma erano l'emblema del degrado della politica e queste sono state scelte fatte in campagna elettorale. L'accordo politico fatto con le liste che si sono apparentate nella mia coalizione e sostenuta la mia candidatura circa il modo di esercitare il ruolo di maggioranza di governo, e cioè l'impegno a non ospitare eventuali, abbiamo fatto prima prevenzione cercando di non mettere in lista, diciamo così, i soggetti che avevano già manifestato tendenze trasformistiche evidenti, ma se nonostante la prevenzione qualcosa fosse sfuggito, cioè se qualcuno ci riprovasse in corso di sindacatura, c'è l'impegno esplicito delle forze politiche, dei gruppi consigliari che aderiscono alla maggioranza che rappresento, a non accettare ingressi, diciamo così, in corso di mandato. C'è l'impegno espresso, cosa che farò, e tra una settimana faremo la conferenza stampa per la presentazione della giunta, c'è l'impegno espresso a condividere che il sindaco scelga, non solo scelga autonomamente gli assessori, ma che li scelga non come rappresentanti dei partiti, quindi non sarà la giunta il luogo degli equilibri politici, quindi non c'è stato nessun patto su quanti assessori tocchi a un partito piuttosto che all'altro, ma questo non l'ho detto solo io, questo l'hanno sottoscritto i partiti, i movimenti che hanno concorso a formare l'alleanza, questi sono fatti, non sono solo parole. Quindi abbiamo dato segnali, abbiamo cercato di dare segnali di quello che io chiamo il ravvedimento operoso, almeno di una parte della politica, quella che si è ritrovata attorno alla mia candidatura. Una parte della città ha creduto alla serietà e alla effettività del cambiamento che in questo modo volevamo segnalare. E qui arrivo all'astensionismo. A una parte della città questo non è bastato e posso capirlo. A tutti, anche in particolare a questa parte della città, dovremmo dimostrarlo con i fatti. Cosa si aspetta la sua maggioranza?
responsabilità, coerenza e lealtà. E poiché questa volta l'accordo politico prima è stato costruito espressamente sui punti che prima dicevo e non così al passato, mi aspetto che poi corrispondano i comportamenti. Sono sicura che corrisponderanno. Anche perché sanno tutti benissimo che se non corrispondessero andremo tutti a casa dopo 15 giorni.